Uno spaccato di vita, raccolto in centinaia di scatti fotografici visibili a tutti in una mostra allestita nella sala convegni della chiesa di San Francesco a Crotone, in occasione della festa che celebra il santo patrono della Calabria. Evento partecipato dai parrocchiani, curato nei minimi particolari da chi ha pensato e voluto questa mostra per regalare e rinverdire vecchi ricordi che solo il fascino e la magia della fotografia può dare. Diceva un grande fotografo siciliano, Ferdinando Scianna, che la più bella fotografia è quella che si mette nell'album dei ricordi. E questo è proprio il caso, sono i ricordi, non è tanto la parte artistica, ma documentaristica, che sicuramente è quella più forte, è quella dell'amore che una parrocchia riesce così a unire tutti i vari, le varie persone di questa borgata. Le foto sono tutte di Maurizio Talotta, lui è un corpo unico con la macchina fotografica. E quindi mi ha dato, io ho fatto l'editing, ho dovuto scegliere tra migliaia di fotografie. Abbiamo cercato di mettere quelle più rappresentative, quelle più anche tecnicamente magari più belle, e così abbiamo fatto un po' di fatica, tant'è vero che per un po' accontentare anche gli altri abbiamo messo anche queste più piccole, così che potessero riprodurre un po' tutti i volti di questa borgata. E tutto è nato da con Don Stefano, il nostro parroco, che per la festa di San Francesco, ho detto perché non allestiamo una mostra fotografica con quello che abbiamo, perché purtroppo non ci sono altre foto che vanno al di sotto del 2000, perché non sono riuscito a trovarli. Io vado dal 2000 fino al 2024 come archivio personale, con le varie iniziative, varie attività parrocchiali, dal Grest, i vari gruppi che ci sono, le realtà centro diurno, è stato tutto in 10 giorni. Grazie anche a Mimmo Perpiglia, con suo aiuto, perché è lui che coordina bene e lui è già preparato, in più un professionista su queste cose. Intanto complimenti a Maurizio Talotta e a Domenico Perpiglia per questa mostra che trovo veramente molto importante, una mostra che poi racconta un po' quello che è stato questo quartiere, un quartiere importante, un quartiere dove sono passate tante generazioni negli anni ed è molto bello poter raccontare la storia, che poi fa parte anche un po' della storia della città di Crotone. Io ricordo Don Marcello, ricordo i Gaetanini che sono passati anche da questa parrocchia, una parrocchia importante, ed è molto bello, come dicevo, raccontare, perché raccontare significa conservare. Sì, noi faremo una breve cronistoria di questa zona, faremo degli accenni della fondazione della città per dire che questa era una zona molto importante. Qua vicino c'era un porto di periodo greco e poi successivamente romano, e le accennerò stasera nella breve relazione che farò. Le celebrazioni in onore di San Francesco di Paola proseguiranno anche nei prossimi giorni e si concluderanno domenica sera con la consueta processione per le vie del Rione.